L'altro giorno in uno dei miei video YouTube ho ricevuto questo commento. A me Marco fa strano perché da quando è entrato molto nel mood produttività, dopamine detox e duro lavoro eccetera eccetera, non sorride più. Ha davvero questo volto indurito, ma anche apatico. Fa strano, non sembra contento. Cioè rimane un grande e quello che fa è tanta tanta roba e lo stimo molto. Ma boh, ho sta sensazione brutta. Spero solo sia un brutto periodo per lui o appunto un periodo stancante. Vorrei leggere il tuo nome però è troppo complicato. Prima di partire ci tengo a dire una cosa. Ti ringrazio Lion per l'interesse nei miei confronti. Non è affatto scontato che tu abbia notato questa cosa e me l'abbia scritto nei commenti. Mi fa piacere che ci sono delle persone qui online che veramente ci tengono a come sto. Quindi grazie Lion del commento. Sotto questo commento però altre persone hanno iniziato a rispondere. Del tipo, anch'io lo vedo strano, infelice. Magari è solo più stanco, comunque i periodi brutti passano e bisogna sempre andare avanti. Insomma, tutti danno per scontato che io sia triste e infelice in questo periodo della mia vita. Ma è davvero così? Negli ultimi 6 mesi ho iniziato a prendermi molto più cura di me stesso. Ho iniziato ad allenarmi con molta più costanza, ho iniziato a prendermi cura della mia salute mentale, ho riniziato a leggere libri e a studiare, che è una cosa che mi sta piacendo davvero un casino. Ho trovato una morosa fantastica. Oddio, adesso sì, sono incazzato perché stanno facendo i lavori in casa mia e non mi lasciano registrare questo video in pace. Comunque, ho trovato un'amorosa fantastica, ho viaggiato, sono stato a Barcellona, di Ibiza, in montagna, di qua e di là e mi sono divertito veramente un casino. In più, negli ultimi 2 mesi ho iniziato questo nuovo progetto del mio secondo canale di crescita personale. Ho dei nuovi obiettivi, sto affrontando delle nuove sfide e mi sto mettendo alla prova in una maniera che non avevo mai fatto prima nella mia vita. Quindi sono più triste o più felice? Posso dirvi che gli ultimi mesi e anche attualmente sto vivendo il periodo più bello della mia vita. Non sono mai stato così tanto felice. E non lo dico giusto per dire, cioè, oh, non sono mai stato così tanto felice. No, seriamente, non sono mai stato così tanto felice, presente, non mi sono mai goduto così tanto il momento e non ho mai apprezzato tutto quello che ho intorno come in questo periodo della mia vita. PS, ho anche cambiato casa di recente, quindi sono nel mio... questo è il mio nuovo studio. Devo capire se mi piace l'angolazione, fammelo sapere nei commenti casomai. Comunque non sono mai stato più felice nella mia vita. Ho proprio iniziato un nuovo capitolo e sono molto gasato di tutto questo. Quindi sì, non sono assolutamente triste, sono molto felice. Ma per spiegarti il perché, e anche perché ti do l'impressione di essere un pelo più triste e molto più apatico, voglio spiegarti un concetto che può sembrare scontato, ma evidentemente non lo è. E voglio che tu tenga a mente questa cosa ogni volta che passi del tempo sui social network. Ovvero la differenza che c'è tra social e realtà. E lascia che ti spieghi bene facendoti un esempio. C'è questo streamer twitcher americano che si chiama Kai Cenat. È un ragazzo di colore che ha tipo la mia età, se non un anno di meno, e non so se attualmente o fino a qualche mese fa era lo streamer più seguito al mondo, cioè aveva più iscrizioni di tutti su Twitch nel mondo. Questo ragazzo infatti è una persona molto energica ed estroversa e lo si può vedere nei suoi video e nelle sue live. Infatti è costantemente che urla, che si ribalta dalla sedia, che sale in piedi sui tavoli, che fa cose assurde, cose che fanno le persone estroverse molto energiche. E non voglio mettere in dubbio che lui sia una persona molto estroversa ed energica, però ti dico una cosa: quello che mostra online è sicuramente una versione esaltata di se stesso, è sicuramente un'esagerazione di quello che è lui nella vita reale. Perché? Perché quello attira l'attenzione al giorno d'oggi e lui l'ha capito, e infatti è lo streamer più seguito al mondo perché ha capito che facendo quella cosa, essendo quel personaggio, riesce ad attirare un pubblico ampissimo di persone. E l'esagerazione della realtà è quello che funziona al giorno d'oggi sui social. Perché? Perché i social sono ormai in giro, cioè sono nelle nostre vite, esistono la maggior parte dei social da circa una decina d'anni. Però abbiamo già visto tutto, cioè tutto quello che c'era di normale da vedere l'abbiamo visto. E quindi cosa fanno i creator e cosa ho fatto anch'io in passato per poter attirare l'attenzione delle persone? Ho esagerato, ho esaltato quello che era la realtà. Nel caso di Kai Cenat, infatti, lui sicuramente è una persona estroversa nella vita reale, sicuramente è una persona energica, ma quello che mostra online nei suoi video, quello che mostra nelle sue live di Twitch è una versione esaltata di se stesso. Ripeto, perché quello attira l'attenzione, perché quello gli fa ricevere tantissimi like, perché quello gli fa ricevere una svagonata di commenti. Oddio, guarda cosa ha fatto, si è ribaltato dalla sedia, oh guarda, è salito in piedi sul tavolo, io non lo farei mai, non lo farebbe neanche lui normalmente, perché sa come comportarsi in un ambiente normale. Però online mostra quella persona lì perché funziona e perché gli sta facendo guadagnare un casino di soldi. Quindi online, quello che vedete sui social, su Instagram, su TikTok, su YouTube, è una versione esaltata della realtà. E io, quando facevo video sul mio primo canale, sul mio vecchio canale, era una versione un po' esaltata di me stesso. Sia chiaro, sono sempre rimasto me stesso, infatti non sono mai stato uno che si è inventato cose, che si è creato un personaggio, un qualcosa di finto. Non che sia sbagliato, se uno vuole farlo è liberissimo di farlo. Però io non mi sono mai creato un personaggio.
personaggio, ma comunque quello che vedevate online era sempre una versione esaltata di me. Cioè, quando mi mettevo davanti alla telecamera non ero mai triste, non ero mai me stesso al 100%. Ero sempre me stesso, ma molto più felice. Ero sempre me stesso, ma più energico. Ero sempre me stesso con il sorriso. Perché? Perché essere felice, energico, mi aiutava a creare dei contenuti migliori e ad attirare più l'attenzione delle persone che mi seguivano. Se io avessi iniziato i miei video con: ecco, oggi faccio il test fisico del Goi, ecco, oggi vivo 24 ore come Mark Wahlberg, lo spettatore, molto probabilmente tu, saresti uscito dal video e avresti cercato qualcosa di più eccitante. E invece, come iniziamo i video: oggi vivrò 24 ore come Mark Wahlberg. Ma quello non ero io, cioè non è che io parlo così nella vita reale. Oggi farò il test fisico del Goi. Io non parlo così nella vita reale, però lo facevo per attirare di più l'attenzione. E quindi esaltavo un po' quella che era la realtà. Mi creavo questa sorta di personaggio che era una persona più energica, sempre felice e sorridente rispetto a quello che è nella realtà. Perché c'è anche da dire questa cosa: quello che tu vedi online, quello che vedi di me online, quello che vedi degli altri creator online, è l'1% della loro vita, è lo 0,1% delle loro vite. Ed è la parte più curata e la parte che vogliamo mostrarti. Cioè, io non ho mai voluto mostrarti me che mi abbuffo di gocciole sul divano. Non ti ho mai mostrato quando sono preoccupato, quando sono infelice, quando sono triste. Perché? Perché online ti ho mostrato solo la parte di me che volevo mostrarti. E ti dico un'altra cosa: il 99,9999% dei creator fa così. Ti mostra solo quello che vuole farti vedere. E va bene così, perché è quello che funziona ed è quello che tu vuoi vedere. Tu non vuoi vedere una persona costantemente triste sui social. Non vuoi vedere Mr. Beast triste mentre gira su uno yacht da 2 milioni di dollari. Insomma, ci siamo capiti? Quindi tutto questo per dirti cosa? Attualmente sto vivendo probabilmente il periodo più bello della mia vita. Non sono mai stato tanto felice della mia vita. Sia chiaro, non è che prima mi facesse cagare la mia vita e non mi piacesse. È semplicemente che adesso la sto vivendo molto molto bene. Ho un nuovo obiettivo e tutto. E quello che ti mostravo sul mio vecchio canale era una versione un pelo esaltata di me. Ed era la piccola percentuale della mia vita che volevo farti vedere, ok? Adesso vedi una versione molto più reale, molto più terra terra di me. Perché mi metto qui davanti a questa telecamera e ti parlo per ore e ore. E ti dico le cose che non mi vanno bene, ti dico le cose che mi fanno incazzare, ti dico le cose che mi piacciono, ti dico tante cose, ma te le dico in una maniera molto più reale. Perché parlare così, secondo me, mi dà l'opportunità di connettermi molto di più con te, di farti molto più capire chi sono realmente. E questa cosa mi va benissimo. Quindi non mi vedrai sempre al 1000%, non mi vedrai sempre esaltato, ma mi vedrai per come sono realmente. E quindi se sembro un pelo più infelice, un pelo più apatico, è semplicemente che sono così. E stiamo parlando anche di argomenti spesso seri, in cui c'è la necessità che io sia un pelo più serio e non possa avere costantemente il sorriso. Perché quando ti parlo di sovrastimolazione, di masturbazione, di cibo spazzatura, di cose che ti rovinano la vita, non è che posso farlo sempre con un sorriso. Anche perché questi argomenti mi scaldano, mi fanno incazzare, quindi sembro un pelo più arrabbiato. Ma tutto perché so che questi sono problemi reali e voglio aiutarti a migliorare la tua vita. Perché io negli ultimi 6 mesi sono riuscito a farlo, non sono arrivato al punto finale, ho ancora molto 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 lavoro da fare per diventare il Tyler che tutti vogliamo essere, ok? Quindi risposta breve: non sono triste, non sono apatico, anzi Lion, sono molto molto felice, sono molto molto soddisfatto della piega che sta prendendo la mia vita e ti ringrazio davvero per l'interesse. Ma non è finita qua, volevo ancora aggiungerci una sessione a questo video, ovvero dirti che attualmente sono al 4º giorno della mia prima vera modalità Monaco. Che cos'è la modalità Monaco? È semplicemente un periodo di tempo che può variare dalle 3 settimane fino ai 3 mesi, in cui ti dedichi completamente al lavoro, in cui elimini quindi tutti gli altri impegni inutili, uscire, fare feste, eccetera eccetera, per dedicarti con intensità al lavoro. Una volta finita la modalità Monaco, invece torni a vivere la tua vita normale e fai tutto quello che fai normalmente. Però la modalità Monaco è un po' una strategia che ti aiuta ad andare all in, a dare il 100% sul lavoro e a raggiungere gli obiettivi molto più rapidamente di quanto lo faresti normalmente. Quindi attualmente sono al 4º giorno, questo è un esperimento che sto facendo per capire quanto può aiutarmi veramente. Ripeto, è la mia prima vera modalità Monaco, ma già che ci sono volevo condividere con te quali sono i miei obiettivi per questo mese, il mese di ottobre. Non so quando uscirà questo video, però ci tengo comunque a condividere gli obiettivi con te e voglio che anche tu li condivida con me. Quindi questo è un modo per renderci tutti un pelo più responsabili di quello che diciamo, degli obiettivi che ci poniamo e di essere disciplinati ad inseguirli, ok? Questi sono i miei obiettivi per questo mese, li leggo. 1. Creare e lanciare programma Focus Inarrestabile 1.0 entro domenica 15 ottobre. Non so quando uscirà questo video, dovrò averlo fatto uscire questo nuovo programma. 2. Registrare 4 video alla settimana, infatti dovrò registrare un totale di 12 video. 3. Perdere 3 kg di peso, perché negli ultimi 1-2 mesetti mi ero un po' perso tra un viaggio e l'altro, avevo messo su un po' di peso, dato che tra 3 settimane e una gara devo perdere un po' di peso. 4. Obiettivo: leggere 3 libri. Deep Work, che è questo qua.
Perché procrastiniamo, una roba del genere, non mi ricordo come si intitola il libro. E poi Solving the Procrastination Puzzle, che è sempre un video sulla procrastinazione. Quindi questi sono i miei 4 obiettivi per questo mese. Sono molto molto gasato, ripeto, sono felice, non sono assolutamente triste. Vatti ad iscrivere alla mia nuova community, è completamente gratuito. È una community di ragazzi, di persone che hanno voglia davvero di migliorare. Non sono qui per cercare delle scuse. Quindi vatti ad iscrivere qui sotto il link in descrizione. E Leone, ci vediamo nel prossimo video.